Ciao amici e Revotech a tutti. In molti ci avete chiesto questa classifica, così come molti di voi ci hanno incolpato di essere troppo dalla parte dei brand cinesi. Al suono giapponese. E troppo a favore di Xiaomi, ad esempio. A noi di esaltare Xiaomi non ce ne sbatte una cippa. Noi siamo dalla vostra parte e vogliamo farvi comprare il meglio spendendo il giusto. E se questi brand fanno dei device validi, ve lo diciamo. Purtroppo i brand fighi e sicuri, come dite voi, quest'anno hanno fallito sui top di gamma. Samsung, Huawei, OnePlus, LG, Sony. Quindi cosa rimane da comprare? Con intelligenza e oculatezza, senza rimanere inculati? Flatu. Papanzoom. Secco. Iniziamo con il Samsung S10 Lite. Zio, ma come? È un telefono dell'anno scorso? Proprio per questo è da comprare. A breve uscirà S20 Lite, che viene poi chiamato FE, ma costerà decisamente di più, sui 700 euro. Invece S10 Lite si trova sui 400 euro su Amazon. Sotto trovate tutti i link, ed è l'unico Samsung con Snapdragon disponibile al momento in Italia. Per chi vuole rimanere con Samsung, dotato di un'ottima fotocamera, un bel display, una buona autonomia al prezzo di un medio gamma. Provare per credere. E veniamo a uno dei best buy del 2020, il Poco F2 Pro. No, un cinesone! Uno smartphone 5G completo, con hardware da top di gamma. Attendendo la MIUI 12 che lo renderà senz'altro ancora più appetibile. Non hai 90 Hz, ma è un mostro di velocità e la batteria ringrazia. A proposito, ha una batteria da 4700 mAh. Bel design, camera pop-up che offre un'esperienza full display, che è in tecnologia AMOLED con bei colori e luminosità che spacca. In più una quad camera posteriore con sensore principale da ben 64 megapixel che scatta molto bene. Ora trovate la versione da 628 con ovviamente lo Snapdragon 865 a bordo a circa 390 euro, anche qualcosina in meno. Se reggete 220 grammi, questo è sicuramente un dispositivo che farà senz'altro al caso vostro. La sorpresa secondo noi di quest'ultimo trimestre dell'anno sarà Asus Zenfone 7 Pro. Sì, ma costa troppo, 799 euro. E per questo bisognerebbe frustare Asus. Quindi aspettate che scenda di prezzo, ma tenetelo d'occhio perché a bordo troverete praticamente il meglio. Processore top Snapdragon 865 Plus, fotocamere stabilizzate rotanti, batteria da 5000 mAh per un'ottima autonomia ed un software stock veloce e migliorato nel tempo. Non ha la ricarica wireless e la certificazione IP68, ma è un top a tutti gli effetti. Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Aridaie, un altro cinesone! Lo smartphone 5G più economico sul mercato, equilibrato in tutto col nuovissimo SoC Snapdragon 765G di casa Qualcomm, che garantisce prestazioni eccellenti a basso consumo. Stiamo parlando di un device che sta ora sotto i 300 euro, con un ottimo display. Una buona fotocamera è particolarmente indicato per chi vuole avere tutto e spendere poco. Persino il 5G, che attualmente non serve a un cazzo. Ma se non volete rinunciarvi, qui avete probabilmente il miglior 5G rapporto qualità-prezzo sul mercato. Un prodotto da segnalare ora che il prezzo è sceso è LG Velvet che abbiamo provato. Su Amazon si trova intorno ai 500 euro contro i 750 euro dell'uscita. È un ottimo medio gamma con prestazioni quasi da top, bel display, belle foto e buona autonomia, ma che secondo noi costa ancora un pelo troppo. Ma volete un top di gamma 2020 5G che faccia bellissime foto con un'ottima autonomia, un bel design, un bellissimo display aggiornato ai 90 Hz, Super AMOLED, un'interfaccia aggiornata e che costi 500 euro? La risposta è una sola.
vi attaccate al... Se volete un nostro parere, l'unico che si avvicina a queste caratteristiche è lo Xiaomi Mi 10. Lo so, amici, sempre Xiaomi, ma è l'unica che fa top di gamma a questi prezzi. Si trova adesso sui 550 euro. Ha la ricarica wireless, ma non ha la certificazione IP68. A questo prezzo, uno dei device più equilibrati del 2020, con un bellissimo display, un'ottima autonomia, addirittura ha più autonomia della versione Pro, perché la batteria è più grande, fa ottime foto e adesso che è aggiornato alla MIUI 12 è ancora più interessante. Ah, ma che palle Xiaomi! Ok, proviamo a fare un gioco. Al posto di Xiaomi mettiamo Samsung. Ottima autonomia? Escluso. Mettiamo OnePlus. Display bellissimo? Sì, però si può comprare a culo? Lo abbiamo già detto. Escluso. Mettiamo Huawei? Senza Google Apps sappiamo che non sono device per tutti e quindi non entra neanche in classifica. Quindi vedete amici, non è che rimane poi molto. Non dobbiamo fare favori o mantenere rapporti commerciali con i brand. Abbiamo provato la serie S20 e la serie Note 20 di Samsung, addirittura quello Ultra, la serie P40 e la serie Mate di Huawei, la serie 8 e la serie Nord di OnePlus, oltre ovviamente all'iPhone 11 Pro Max. Vi raccontiamo le cose in base alle nostre esperienze, alle nostre prove. Cosa secondo noi è meglio acquistare? Non cagate! E credeteci, tra questi device e un Samsung S20 Ultra non c'è tutta questa differenza. Chi vi dice il contrario spara solo cazzate. Noi viviamo tutti i giorni in mezzo a voi e ci confrontiamo continuamente con voi. Quindi vogliamo fare informazione corretta, non raccontare balle per far crescere il contatore. Dobbiamo essere un esempio per i giovani, coi fatti e non a parole, fargli vedere che non si è fighi solo se si cena gourmet o si gira in Tesla. I think it was Nigel. I telefoni da 1300 euro non servono a un cazzo se non offrono reali benefici o differenze tangibili nei confronti di quelli ad esempio appena descritti. Di certo non diventeremo famosi dicendo questo, non arriveremo a 100.000 iscritti, ma siamo coerenti. Perché come diceva mia nonna, le palle si vedono alla distanza e le nostre sono ancora qui. C'è invece chi le ha perse barattandole con Samsung. I can see my own silhouette. I'm getting stronger.